Ehi, ragazzi, ciao. Stasera allora tutti a ballare. A ballare, dai. Mi sembra un'ottima idea. Ci sta. Un'ottima idea. Con la tua macchina. No, quale macchina? Mi hanno ritirato la patente. Ti hanno ritirato la patente. Vero, l'altro giorno, vero, l'altro ieri. Io ho la macchina rotta, non lo sai. No, che è successo? Mi è caduta la marmitta a terra. Vabbè, si aggiusta, con un laccio di scarpa. No, ma neanche il meccanico ci è riuscito. Ah, è dal meccanico. Ragazze, voi? Ne avete una l'uno, però. No, 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 guardate me, io non ho la patente, mi dispiace. No, scusa, ma anche se vuoi fare guidare a noi la macchina, siamo delle ragazze in un gruppo di uomini. Dai, effettivamente fai guidare le ragazze, dai. Ragazzi, la macchina la metto io anche perché mi conviene, devo andare comunque lì. Però la benzina la mettete voi. Bravo, la mettete voi. Ragazze. No, noi vi garantiamo l'entrata. Cioè, si sa che si entra a coppia, insomma. Almeno questo. Allora, cioè, pensateci. Tu. Mi hanno ritirato la patente. Mi hanno ritirato la patente. E che c'entra la patente? Ritirata. No. Che c'entra la patente? L'altro ieri, dai. Lo so. Basta. Ma poi scusami, tu non eri quello che aveva guadagnato 50 euro con un preservativo? Ma vero? Proprio l'altro giorno. Ma proprio per questo, il mercato funziona, ho preso altri 50 preservativi. Appunto. Ma ora ho tutti i preservativi, che faccio? Pago i preservativi la benzina. Hai ragione. Tu, non hai niente. Non ho neanche un euro in tasca. Esatto, ragazzi, il portafoglio non ce l'ho. Ma che problema c'è? Ti accompagno io a casa con la macchina. Come? Ma allora che mi hanno ritirato la patente, non posso. No, ragazzi. Vabbè, ragazzi, allora io vado a casa. Bravo! Tutti a casa tua! Sì, ma però voi mettete da bere. Vabbè, non hai niente a casa. Qualcosa si trova, un po' di patatine, una bottiglia d'acqua. No, ragazzi, non ho fatto la spesa, veramente. Allora, dividiamola, così siamo a posto. Allora, voi che mettete? Vabbè, ragazzi, io posso portare, non so, una bottiglia d'acqua, un pacco di patatine. No, facciamo i conti, allora. Facciamo i conti, perché... Non vorrei. Dai, prendi la calcolatrice. Se mettiamo una birra, quello di mettere acqua, patatine... Noi metteremo 20 centesimi in più, ragazzi. Vabbè, non c'è nessun problema, tu mi devi 50 centesimi. Ah, già, scusa, aspetta un secondo. Ma allora c'è il portafoglio? Gli ho detto insomma che tu sei innamorato di lui. Uh-huh. E qua nasce un problema. Cioè? Che lui, cioè insomma il suo cuore è già impegnato. Per chi? Aspetta. Lo devi dire, ti prego. Aspetta. Di chi? Di chi? È presente Dylan. Dylan. Dylan chi? Dylan Luke Perry. Luke Perry. Dylan Luke Perry. Luke Perry, quello della serie TV. Immagini. Oh mio Dio, non ci posso credere. Lo so. Mi però stai scherzando. Non sto scherzando. Però. Però devi stare calmo. Non ce la faccio. Devi stare calmo. No, Ale. Ascoltami. Non lo sopporto. Chiunque poteva essere anche. Non lo so. Lo so, lo capisco. Paura repetto. Ale, non fare così, Ale. No, non ti posso vedere così. Ascolti. No, dai, tu devi stare calmo, sul serio. Ascolti. No, io devo sperare un po'. Dove vai? Non lo posso dire. Dove vai? Vieni qua. No, sappi soltanto che ti voglio bene. Grazie per quello che hai fatto. Ascolti, grazie.
Ok. Grazie davvero. Sei un amico. Sì. Un amico. Un amico specialissimo. Sì, ok. Speciale. Va bene. Lo so, ci credo. Però veramente. Ci sono tanti ragazzi, guarda, ti fai in giro. Ne conoscerai di altri, sicuramente ce ne sono di più belli. Ma io volevo lui! Ho capito, ma non sempre l'amore è corrisposto. Capitano delle volte. E per questo devo andare. Non ti posso dire da fare, ti saluto. Non puoi andare. Grazie. Ale. Ciao, grazie. Ale. Ale. Ma che situazione di merda, oh. Allora, sono 3,26 a testa, giusto? Che stai mettendo tu? 3,26 a testa. No, ma che mi hai calcolato? No, falli bene. Sì. Allora, scusate, io sto mettendo un pacco... Sei sicuro che stai sbagliando qualcosa? Infatti, stiamo attenti. Io ho messo a te una birra. Sì, no, allora, ricominciamo tutto da capo. Ragazzi, scusate, avete una sigaretta? No! Che gente. Ma che schifo, che scrocco. Ma non lo so. Allora, abbiamo detto di cancellare queste cose. Bene, scusa, mettici in più di... No, allora abbiamo detto... Silenzio, abbiamo detto che dobbiamo cancellare tutto. Allora, io ho messo tutta una bottiglia di birra. No, ragazzi, state esagerando, io ho messo l'acqua. Allora la birra la metto. Ma quale birra? Ma che stai di? Toglimi questa birra. Ma quando mai? Ma se sono pure a ma se io sto portando... Ma se io sto portando le... La birra questa con lui. Ma se io sto portando le patatine... No. E stai portando niente, ma tu non stai mettendo niente, dai, stai mettendo niente. Ma quale foglio di carta? Ma stai mettendo? No, aspetta. Fagli pagare, dai, fagli pagare queste due birre. Allora, ci metto io. Senti, Giulia. Sì. C'è una cosa che devo raccontarti o comunque dirti. Io qualche settimana fa ho mandato una mail per un lavoro a Milano. Ed è una fabbrica di calzini importantissima che mi ha selezionato e quindi io tra qualche settimana dovrò andare a vivere a Milano. Per cui lo so, è una scelta difficile anche per me, però vendere calzini è il sogno della mia vita e tu lo sai quanto ci tengo. Me lo dici così, senza preavviso, tra quanto parti? È roba di settimane, abbiamo pure il tempo di organizzarci se tu vuoi venire con me. Ma io e i miei gruppi qua come faccio ad andarmene? Ho la mia vita. Ma anche a Milano potresti avere la tua vita. Adesso, ma in questo momento viene un po' difficile, come si fa? Lo so. Ciao! Ciao! Come stai? Ma che piacere! Ma stai da Dio come sempre! Grazie! Ciao! Ciao! Gigi, piacere! Ciao! Visto Ez! Quindi... Ciao ragazzi! Ah, fa piacere! Bella scelta! Allora, la musica? Benissimo, sono nei locali, è una cosa, devo dire che ha un sacco di successo per ora, stiamo suonando ovunque. Tu con la chitarra invece? Io suono sempre, lo sai, mi sono trasferito, però lì mi sono trovato il gruppettino, le cosine, insomma, fra una birra e l'altra, una schitarra dell'altra, una scopa dell'altra. Non mi capisci. Nulla. Sto pensando a cose da paura che abbiamo vissuto insieme. Sì. Ricordi quando suonavamo insieme? Certo che me lo ricordo, cioè, una volta, mamma mia. C'avevo una nostra canzone, la nostra canzone, stupenda. Niente, lei si è saltata così tanto che si è spaccata la bacchetta e è arrivata qua. Cosa stupenda. Non ricordo. Cioè, che sono rimasto tipo per mezz'ora, tipo così, tipo tutto rincoglionito. E niente. E ti ricordi quella volta alla partita di calcio? Cioè sì. L'unica partita in cui sei venuto a guardarmi che mi faccio quella scivolata e mi va a finire il palo in mezzo alle gambe. Cioè, non l'avevo potuto più fare per due mesi. Camminavo pannolone. C'è una cosa bestiale. Fantastica. Stupendo. E no. L'unica volta che mi sei venuto a... Io credo nella resurrezione. Non lo fare! Non lo fare! Non lo fare! Ho detto non lo fare! 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 Non lo fare!
quella volta che ci siamo ubriacati assieme. Niente, ci hanno trovato. Ci hanno trovato abbracciati al cesto tutte e due. Una scena da libro cuore. Dei nudisti te la ricordi? Sì. Niente, quella foto in Vespa in mezzo ai nudisti tutti nudi, una cosa incredibile. Qualche giorno fa ero ancora su, ho organizzato una festicciola a casa mia, c'erano proprio tutti i miei amici, tutti quanti. Niente, un tipo rovista il mio computer e vede questa foto, prende la macchina, quelle delle diapositive, e me la spaia tutta sulla parete gigace. Niente. No! Ma dove vado? Tranquillo, io credo nella resurrezione. No! Non lo fare! Ma vuoi il bagno? Non lo fare! E niente, no, ce la siamo messa un po' a ridere, sì. Però ti trovo in forma come allora. Grazie. Comunque vabbè, non volevo disturbarvi molto, no, mi ha fatto veramente un casino di piacere vederti. Sì, anche per me. Ciao. Ciao, è stato un piacere. Ciao. Ma non ritirato la patente, dai, mi sembra una situazione assurda. Ragazzi, sono le 3:30. Ognuno a casa sua. Oh, ma accompagni a casa. Ma accompagni a casa. Io non ho la patente, scusate. Tu mi avevi detto che mi avevi un passaggio. Ma scusa, mi dici che non è la patente. La benzina non la mette mai. Non rimasti che la mette. Ma scusa, ma dai. Ragazzi, devo comunicarvi una cosa molto importante. Vero, che cosa? Sì, andrò in America con Davo. Ragazzi, perché queste facce? Beh, spero sappiate per quale motivo ci stia andando. Vero? Luke Perry. Perché ancora queste facce? Ancora con questa cosa di Luke Perry. Sì, ragazzi, tra l'altro Davo non vuole che Luke Perry lo sappia. Quindi acqua in bocca, mi raccomando. No, tranquilla. Tu glielo dici? Io zitto. Tu glielo dici? Certo, no. Luke Perry, chi è che non lo sente? No. Ma voglia. Sì, dai, non siete contenti. Ma come fai a essere fissato così? Quindi vai tu e Davo. Il bagno ti ha pensato comunque di poster di Luke Perry, quindi io non posso assolutamente dirgli no. E per quanto tempo hai intenzione di starci? Bella domanda. Non lo so, perché ho fatto il biglietto di sola andata. Wow. Ragazzi, ma perché queste facce? Dai, non siete contenti? Dai, con la scusa vado pure in America, non ci sono mai stata. Mm-hmm. Poi devo fare un favore a Davo. Glielo devo. Va bene, non dai, allora... Ragazzi, divertitevi. Salutami Davo, salutami Luke Perry. Divertiti anche tu. Mandami una cartolina. Grazie, ma avrò anche due. Ma sempre di notte girate? Siamo come vampiri noi. Ah, io stavo quasi per chiudere, vedi? Stavo bevendo un poco. Ah, ma per voi c'è sempre una birra. I miei clienti preferiti, voglio dire. Amici più che altro. Dai. Però io stasera passo. Perché? No, stasera passo. Non ce la fai, non ti senti? Sono già al limite. Ah. Io il solito. Tu il solito? Birra. Una paga birra, da certo. Vabbè, sta birra. Devo farla crescere questa pancia, no? Ci sta. Ah, ragazzi. Saluta Vicky. Ma alla tua. Tanto paga lui. Come pago io? Così è. Questo è amore. Così dicono. Ragazzi, mi è costato un patrimonio. Tra te e lui, tu che lo cominci a bere. Mamma mia.
Comunque, c'è tristezza nell'aria. Già. C'è tristezza. Ti faccio ridere allora. Ti fai ridere? Sì. Dai, ti prego, faccio ridere. Non so se avete sentito di quella storia. C'è un ragazzo. Ma è una storia, una cosa. No, no, una cosa realmente successa. Ah. Cioè, sta succedendo praticamente. Ah, sì. So di un ragazzo che sta. Senti. Sta per mollare la tipa. Perché deve. Deve andare a Milano a vendere calzini. Ma ti rendi conto? Va a Milano a vendere calzini. E sta mollando la tipa. L'ho sentito l'altro giorno qua. Ma non so che sto bambino. Non lo so, sarà uno che viene qua al locale. Perché la storia nasce da qua. Da qui dentro. Ma ti rendi conto, dai. Perché lo rubi? Ascolta. Non ti fa ridere una cosa? Non l'hai sentito? Ma va a vendere calzini! No. Dai! Cioè, io mi vergognerei ad andare a dire una. Ma immagino questo così, tipo, dai, tipo in giacca e cravatta con una valigetta che la apre e ha i calzini in valigetta! cioè dai! Che poi a quanto ho capito sta tipo conquista comunque una bella ragazza. Non si parla di un successo qualunque. No, io ancora. Non riesco a pensarci, veramente. No, ma io beci su. Sì, sì, beci su che è meglio, se no dimentichi un po'. Comunque, così per il inciso, sarei io che vado a Milano a vendere calzini. Questa birra è buonissima. È buona. Eh già. Outline, devo dire che ha una. Viene venduta, sai perché? Perché ha una buona gradazione alcolica rispetto ad altre Ceres. Quando. Sì, deve. Quando parti. Ma. Giorni. Giorni. Metti i calzini. Sì, sai quelli da compiere i piedi. Che poi sai, ci sono tipo diverse tipologie. Tipo? Ci sono quelli con il rinforzato, quelli di anticipo.